liceo artistico Barabino, intitolato al celebre pittore sampierdarenese, è un'istituzione genovese. Venne infatti fondato nel 1927 dal comune di Genova come liceo civico e da allora ha formato generazioni di artisti e scenografi. L'immobile costruito nel 1968 per ospitarlo si trova nell'area degli ex Orti Sauli, sotto i bastioni dell'Acquasola, dove anticamente si trovavano il parco e gli orti di Villa Sauli. Quando venne costruito, alla fine degli anni 60, era un edificio all'avanguardia nell'edilizia scolastica. I suoi progettisti furono infatti Luciano Grossi Bianchi, architetto che diede il volto alla Genova del dopoguerra, scomparso nel 2013, e Cesare Fera, ingegnere siderurgico illuminato e fondatore dell'ILVA. Costruito integralmente in cemento, alto 6 piani fuori terra, ha grandi vetrate che rendono estremamente luminose le aule, che sono molto spaziose perché nate per ospitare laboratori artistici. Esistono ben 24 di queste aule laboratorio, 4 su ognuno dei 6 piani. Qui gli allievi si esercitano nel disegno, nella pittura e nella scultura, imitando, sotto la guida dei professori, modelli di ogni tipo. Vengono usati il gesso, l'argilla, la plastilina e altri materiali. Dopo quasi 70 anni di gestione comunale, dal 2005 il Barabino è diventato un liceo statale, unendosi in un unico istituto scolastico con il Paul Klee, l'altro liceo artistico di Genova, a sua volta un'istituzione. Il Klee Barabino supera oggi di molto i 1000 studenti. Nell'anno scolastico che sta per iniziare, conta infatti 56 classi, di cui ben 15 prime, dislocate nelle sue 3 sedi, ovvero le 2 sedi ex Klee, a Quarto e in salita delle Battistine, e, appunto, la sede ex Barabino, in via Sauli. Durante l'anno scolastico, ogni giorno frequentano la scuola di via Sauli circa 650 persone, fra studenti, insegnanti e personale di servizio. Nel gennaio 2013 l'edificio di via Sauli è stato al centro di una vicenda molto complessa. La madre di un allievo sollevò un problema di sicurezza perché alcune lezioni si tenevano appunto in una delle aule laboratorio, dove c'era la presenza di polvere di gesso. Dopo una visita dell'ASL, vennero coinvolti anche i vigili del fuoco, che riscontrarono nell'edificio alcune irregolarità. La più grave era la mancanza di una scala antincendio. Venne prescritto di realizzarla entro l'inizio del successivo anno scolastico, ovvero entro questo mese di settembre, pena l'inagibilità della scuola. Entrò subito in gioco la provincia, che, come è noto, ha fra le sue funzioni la manutenzione degli edifici scolastici superiori. E oggi la scala è finalmente pronta, almeno sui primi 2 piani. Questa scala permetterà un'uscita d'emergenza del primo e del secondo piano. Siccome prima c'era soltanto una scala all'interno dell'edificio, permetterà l'uso parziale dell'edificio. Già il sesto piano è completamente chiuso perché è stato utilizzato come archivio e resterebbero in questo caso quarto e quinto piano inutilizzabili assolutamente su indicazione dei vigili del fuoco. La concentrazione di tutti gli allievi su 2 piani e mezzo ha costretto il preside a riorganizzare le lezioni, facendo usare da tutte le classi, quindi in modo intensivo, le 12 aule laboratorio rimaste disponibili sulle 24 totali. La riorganizzazione degli spazi è stata molto laboriosa e molto difficile perché portare tutte le classi su 2-3 piani e quindi ammassare le ore di lezioni di più docenti nella stessa aula ha riportato a una riorganizzazione dell'orario didattico e quindi un continuo utilizzo delle aule, in modo particolare dei laboratori. L'intervento della provincia non si è limitato alla costruzione della scala antincendio, ma sono state realizzate altre opere sempre finalizzate alla sicurezza antincendio.
Sono state installate le luci di emergenza nei corridoi, che restano accese anche in caso di blackout elettrico e in presenza di fumo. Poi sono stati spostati al sesto piano gli archivi che contengono tutte le opere realizzate dagli studenti nel corso degli anni. Questo per liberare spazi ai piani bassi dell'edificio, in modo da creare nuove aule. È stata realizzata una nuova colonna idranti che si affianca a quella già esistente e che permette di attaccare gli idranti in caso di incendio. Infine, sono stati installati nuovi serramenti con maniglioni antipanico, con affaccio sulla nuova scala antincendio, per permettere la fuga senza ostacoli. Tutto questo lavoro, tuttavia, la provincia lo ha fatto solo per permettere alla scuola di riaprire in questo nuovo anno scolastico. Un lavoro di ristrutturazione molto più imponente, che risolverà definitivamente tutti i problemi della scuola, è già stato progettato dai tecnici della provincia, ed è stata fatta richiesta di finanziamento allo Stato, con fondi dedicati proprio a questo tipo di interventi.